Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Miti e Misteri SCP. Oggi andremo a parlare dell'SCP-162, chiamato anche Palla di cose taglienti, classe dell'oggetto Euclid, procedura speciale di contenimento. SCP-162 deve essere conservato all'interno di un contenitore di metallo sigillato. Qualsiasi trattamento va effettuato con spessi guanti, corazzati e un pesante armatura corporea. Qualsiasi membro del personale provi a toccare SCP-162 senza le opportune protezioni o in maniera errata o responsabile, deve essere subito rimosso dall'area di contenimento. Ogni membro del personale deve sottoporsi a test mentali ed essere esame per due settimane dopo aver interagito con SCP-162. Descrizione. SCP-162 è una massa di armi da pesca, lenze, aghi, forbici ed altri oggetti affilati e formanti. Una forma quasi sferica larga 2,4 metri e alta 2,1 metri. Dopo essersi recati nella vicinanza di SCP-162, i soggetti hanno riportato di sentirsi attratti da, dall'oggetto fino a toccarlo. Questo desiderio può estendersi per diverse settimane dopo aver visto l'oggetto, in molti casi diventando una L'attrazione aumenta quando più a lungo SCP-162 viene osservato e i soggetti diventano violenti verso chiunque cerchi di impedire il contatto o cerchi di rimuoverli da SCP-162. Toccare SCP-162 farà immediatamente incastrare molti ami nella pelle del soggetto. L'esperienza è molto dolorosa molto più che con i normali ami da pesca. Lottare che cerca di scappare fa intrappolare di più il soggetto, fino a quando non verrà completamente bloccato sulla superficie di SCP-162. Il soggetto inizierà a sanguinare copiosamente, raggiungendo la morte dopo un prolungato periodo di tempo. Il tentativo di rimozione del soggetto da SCP-162 comporterà l'intrappolamento di colui che tenta l'atto di rimozione o un esteso danno dalla carne del soggetto. Il soggetto passa cli, ciclica, ciclicamente da espressioni di estremo dolore a richieste di aiuto, a stadi di piacere e richieste di essere lasciato solo. Tentano addirittura di ferrare e intrappolare nell'oggetto membri del personale che cercano di prestare soccorso. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.